Benvenuti allo speciale Market Briefing Growth. Io sono Stefano Bargiacchi, Prof. Ste. Oggi è con noi Maurizio Bertocco, presidente e CEO di Ilpra. Allora, buongiorno Maurizio e grazie di aver accettato il nostro invito e benvenuto a Market Briefing Grow. Buongiorno e buongiorno a tutti. Allora, Maurizio, intanto diciamo che è per noi importante e fondamentale che raccontiamo per la nostra community che cos'è e che cosa fa Ilpra. Prego. Allora, Ilpra è un'azienda storica che opera nel settore delle macchine per il confezionamento, nel packaging. Noi facciamo sostanzialmente packaging in vaschetta e quindi facciamo macchine per confezionare prodotti alimentari, migliorandone la conservabilità in vaschette di materiale plastico, di carta o di altri materiali. Allora, quello che stavo dicendo è migliorando la conservabilità. Tenete presente che il contenitore è passato da avere la mera funzione di contenimento del prodotto a qualcosa che aiuta la conservazione del prodotto. Se voi notate, oggi nella grande distribuzione ci sono prodotti che durano settimane, se non mesi, in modo estremamente naturale. Allora, il nostro sistema di confezionamento, che cosa ha fatto sostanzialmente? Ha creato una zona, un ambiente ideale per conservare il prodotto. Allora, noi prendiamo la vaschetta, togliamo l'aria ed immettiamo un gas inerte. Tenete conto che il gas inerte normalmente è azoto, che è il 78% di quello che c'è nell'aria. L'obiettivo qual è? Togliere l'ossigeno, che è quello che scatena tutte le reazioni e va a favorire la proliferazione batterica. Tolto questo e confezionando in modo igienico, si ottiene una lunga conservazione del prodotto senza che vengano cambiate le caratteristiche organolettiche e microbiologiche. Questo è importantissimo. Tenete conto che con questi sistemi di confezionamento, che ormai esistono da qualche decennio, ma che migliorano in continuazione, sono totalmente spariti l'uso di conservanti. Oggi i conservanti nell'industria alimentare non si usano più. Si usano metodi di lavorazione e di confezionamento più razionali e più evoluti. Noi costruiamo macchine, dicevo, noi siamo sostanzialmente un'officina meccanica, siamo fautori del Made in Italy, noi costruiamo tutto in Italia. Dicevo, siamo un'azienda storica perché quando abbiamo iniziato a fare macchine per chiudere le vaschette, in Italia non esisteva neanche un produttore di vaschette, si importavano dal nord Europa e ce n'erano due sostanzialmente. Oggi ce ne sono solo in Italia diverse decine e come tipo di confezionamento ha sicuramente preso piede, d'altronde basta che ognuno andando a casa apra il frigorifero per rendersi conto quanto è comoda e quanto è razionale il confezionamento in vaschetta. Volevo fare una precisazione e per farvi capire cos'è la Ilpra. Noi facciamo macchine in un settore particolare dove l'Italia è fortissima. Tenete presente che quando si parla di Made in Italy difficilmente si pensa a packaging. In realtà tenete conto che l'Italia fa il 26% del packaging mondiale ed è in assoluto la nazione numero uno. Se voi andate in una fiera in qualsiasi parte del mondo, troverete tantissime macchine italiane, macchine che rappresentano l'eccellenza del packaging e che sono molto ben accette all'estero. All'estero il prodotto italiano è un prodotto che piace, no? Perché è un prodotto fantasioso, un prodotto abbastanza eclettico, abbiamo tutte le caratteristiche degli italiani. Il nostro competitor più agguerrito è la Germania, che ha tutte le caratteristiche del prodotto tedesco. Oggi va detto una cosa, che è più apprezzato il prodotto italiano, perché mentre io quando ho iniziato a lavorare mi sentivo dire compro la macchina tedesca perché mi dura 20 anni, oggi nessuno compra l'automobile perché dura 20 anni, compro l'automobile perché mi piace e per sfruttarlo un po' di anni. La stessa cosa avviene sulle nostre macchine. Quindi, dicevo, il discorso packaging nel mondo è molto ben recepito. Cosa sta tentando di fare la Ilpra? La Ilpra ha un grande problema che hanno tutti i costruttori di macchine.
che è la personalizzazione. Noi facciamo abiti su misura, è vero che ne facciamo 400-500 all'anno, ma è anche vero che dobbiamo personalizzare tutto. Ci siamo inventati i segni su misura, in modo che il nostro cliente, arrivando da noi, trova qualcosa di molto simile a quello che sta cercando, senza correre il rischio di pagare un prototipo, di avere tempi di produzione molto lunghi, costi elevati, no? E quindi questa ricetta ha funzionato molto bene, tant'è vero che siamo cresciuti molto. Cosa stiamo tentando di fare? Di creare un piccolo gruppo nazionale che si occupi di packaging a 360 gradi, che possa risolvere, non dico tutte, ma molte delle problematiche di packaging che hanno i clienti, no? Per questo abbiamo aggregato un certo numero di aziende, abbiamo fatto delle acquisizioni e siamo a buon punto, abbiamo un pacchetto che è quasi completo e che contiamo di completare nel corso dell'anno, massimo l'anno prossimo. Il nostro mercato chiaramente è il mercato internazionale, anche se noi in Italia abbiamo una bellissima copertura, copriamo in modo capillare tutta Italia e abbiamo una fetta di mercato importante, no? È chiaro che lo sviluppo maggiore deve venire adesso dall'estero. Adesso noi facciamo circa il 70% di estero, abbiamo un obiettivo dichiarato di arrivare all'85%. Perché? Perché si aprono paesi nuovi, si aprono mercati nuovi, chiaro che i mercati bisogna andarseli a cercare, non vengono loro da noi, e magari oltre ad andarseli a cercare bisogna rendere fruibile il prodotto. Renderlo fruibile cosa vuol dire? Avere delle filiali in vari paesi del mondo. Io dico, se noi facciamo una macchina, le nostre macchine vanno da 30-40 mila euro l'una a 300-400 mila. La media possiamo dire che sia 100.000. È difficile che uno vada a comprare una macchina a 100.000 euro a 5.000 km di distanza senza essere sicuro di avere l'assistenza tecnica, i ricambi, no? Quindi questo per noi vuol dire tentare e costruire delle filiali che operano sul mercato. Oggi siamo presenti un po' dappertutto, con filiali dirette, siamo presenti in Inghilterra, siamo presenti in Benelux, siamo presenti in Spagna. Siamo presenti a Hong Kong, siamo presenti a Dubai, abbiamo recentemente aperto una filiale in Arabia Saudita e una filiale in Corea. Questo per far capire, siamo presenti in Russia, questo per far capire che per noi non esiste un mercato ideale, esistono mercati dove c'è bisogno di confezionare il prodotto, il cibo per poterlo veicolare. Quindi questo in realtà dappertutto, no? Ah, dimenticavo, abbiamo anche una filiale in India, mercato emergente, mercato che chiaramente a parte il numero di persone, c'è una spinta governativa al confezionamento, no? Per evitare e ridurre i problemi igienico-sanitari che ci sono. Quindi sono mercati tutti in fase di espansione. Questo per farvi capire cosa stiamo facendo e come lo stiamo facendo. Ma Molto tenete chiaro. conto che c'è produzione made in Italy, noi produciamo quasi tutto qui nello stabilimento di Mortara, siamo circa 200 persone che operano qui su Mortara e produciamo, ribadisco, praticamente tutto internamente, quindi tutte le fasi dell'elaborazione, della costruzione di una macchina sono fatte al nostro interno. Tutto molto chiaro. Allora, mi rimane da chiedervi. Passando per l'esperienza in borsa, diciamo così, quali prospettive vedete? Non sto parlando di quelle industriali perché ce le siamo già raccontate, ma come dire, a livello di crescita da questo punto di vista. Quindi la borsa è un po' un volano per voi? Sì, allora, la borsa è stata un volano, è stata una mia precisa scelta, dovendo tentare di capire quale poteva essere il futuro della Ilpra. Allora, ho voluto trasformare l'azienda, l'azienda padronale, che è stata così per anni. Io, sinceramente, ho gestito qualsiasi fase, qualsiasi innovazione in Ilpra direttamente.
Nel 2015-16 ho deciso di trasformare l'azienda in un'azienda manageriale e si è prospettata la possibilità nel 2018 della quotazione e abbiamo colto l'occasione per fare entrambe le cose. Ci siamo quotati nel 2019, ci siamo quotati creandoci tutta quell'organizzazione di base che è necessaria, tenendo anche conto che quando si parla con gli esperti delle quotazioni, tutti dicono, ah sì, è una cosa abbastanza veloce, 6 mesi la facciamo. Io dico, è vero, 6 mesi la si fa quando si è sistemato tutto all'interno dell'azienda. Il percorso iniziale però è un percorso duro, complesso e necessario e che deve essere fatto bene. Operazione, secondo me, per quanto mi riguarda, è estremamente positiva. Tenete conto anche per darvi qualche numero. Quando ci siamo quotati, il valore dell'azienda era attorno ai 25 milioni. Oggi ne valiamo più di 60. Quando ci siamo quotati avevamo un fatturato di circa 25 milioni, l'anno scorso ne abbiamo fatti 63, no? Quindi è stata una crescita importante, anche con risultati economici brillanti, perché tenete conto che i 63 milioni portano un EBITDA margin dell'anno scorso di 14 milioni. Quindi, sinceramente, sono numeri per il nostro settore importanti. Dico per il nostro settore perché ritorno a quello che dicevo prima. Quando si fanno abiti su misura, c'è anche la difficoltà nel produrli, no? Difficoltà che oggi comunque un po' superata perché l'organizzazione ci sta consentendo di pensare a crescite di vari decine di punti percentuali senza cambiare quasi nulla in azienda. L'azienda ormai è strutturata per poter arrivare ai 100 milioni così com'è, no? Senza grandi investimenti se non personale, anzi personale neanche tanto qualificato, perché il personale più qualificato, il personale più importante è oramai da tempo all'interno dell'azienda e legato all'azienda. Quindi, per ritornare al discorso di quotazione, sicuramente un'esperienza positiva, no? Con qualche difficoltà, non bisogna negare che qualche Logico, difficoltà come tutti. e qualche vincolo in più ci sia. Ma se uno vede questi vincoli e queste necessità e il dover fare in un certo modo come una cosa positiva, alla fine si rende conto che è anche utile. Oggi la cosa che a me piace è l'azienda trasparente. Allora, una delle cose che le aziende in generale non fanno è comunicare troppo. Meno si comunica, meglio è. I dati ce li teniamo segreti, le operazioni che stiamo facendo ce le teniamo segreti. In realtà, se uno comunica e le rende trasparenti, chiaro nel momento in cui le ha fatte, no? È tutto positivo, perché non farlo, no? Certo. Certo, va visto non come un obbligo, ma come una volontà aziendale. Sono come le certificazioni di qualità. Se uno vede le certificazioni come una rottura di scatole, saranno sempre una rottura di scatole. Se uno vede le certificazioni come la possibilità di migliorare il flusso interno e lavorare meglio, si rende conto che poi alla fine queste cose si realizzano. Molto bene. Bene, allora direi che abbiamo dato uno scenario molto chiaro di quello che è la ILPRAM, caro Maurizio, e allora non mi resta che darvi appuntamento alla prossima e farvi i nostri migliori auguri. Mi ricorderò di voi quando comprerò le cose al supermercato. Ah, guarda, sicuramente, comprerai sicuramente qualcosa di confezionato da noi. Grazie Ok? mille, alla prossima. Di Un saluto, di nuovo. nuovo.